questa sera abbiamo ospite Roberto Zane, oltre ad essere un caro amico è anche il presidente del New Fisher Club, che è uno degli altri quattro club bresciani oltre al nostro. Stasera ci farà vedere delle mosche da pesca che usa attualmente, catturanti, perché per chi lo conosce, tra virgolette, è un pescatore qui contro Maroni, diciamo la chiara. E lasciamo a lui la parola. Anche il dressing, dai. Anche visto che stasera parti con premessa. Io amo pescare a secca, quindi la mia attrezzatura quando vado a pescare sono coda 4, 7, 6 o 8 piedi. Alla necessità provo di tutto, quindi sommersa, ninfa, streamer, sempre con quell'attrezzatura lì. Sono un po' pigro, per cui da quest'anno ho fatto la grande scoperta di cambiare la bobina, perché prima pescavo tutto con la stessa finale da secca, andava bene per tutto, perché sono un po' pigro. Per cui le mosche che vi faccio vedere stasera, ora, intanto le ho nelle scatole, e io le uso, queste qui le uso tutte, e poi vi spiegherò mano a mano che le costruisco quali sono le, del perché sono venute fuori queste robe. Allora, come imitazioni, certe sono veramente banali, cioè sono delle robe che, come dico io, ci vuole del coraggio a metterle su, cioè ci vuole il coraggio a utilizzarle in certe situazioni. Però allora, nella mia esperienza, io vado tutte le settimane a pescare e risolvono certe situazioni, bisogna capire quando utilizzarle, però sono mosche che danno risultati. Allora, la prima che faccio vedere è uno streamer non appesantito, leggero, così com'è. A me piace volteggiarle le mosche, per cui tutte quelle, cioè a parte le secche, anche questo qui è uno streamer che si volteggia, perché è fatto di niente. Bisogna capire poi come eventualmente, una volta appoggiato o messo in pesca, io lo faccio tirare sotto dalle correnti che trovi di solito sul torrente o su un fiumetto. Si può fare anche su un fiume grosso, però diventa più complicato. Per cui il dressing è semplice, è marabù bianco e tinsel piatto, fine. Cioè non c'è, le mie mosche sono, allora, in questo è una mia maniera di vedere, quando sono 3-4 materiali sono già tanti, cioè, per cui quando sono troppi materiali, secondo me è una mia considerazione. Per cui marabù bianco, un bel gancio, questo è un Tienco 5263 del 6, ma si può anche andare giù più piccoli, non è che piattino oro, sì, argento, semplici, quelli metallici. Cioè una roba molto semplice, ecco, cioè io uso quel filo qua, ma va bene giusto perché era chiaro, ma un bianco, un filo chiaro va sempre bene. Cioè, una delle balle, perché secondo me sono balle che tirano fuori, è che il bianco va bene per le ride, sì, anche, ma in queste situazioni qua va bene un po' per tutti, cioè non solo per le ride. Cioè io ho preso Fario, marmorate con questo, non sono pesci, diciamo, importanti come ci sono con gli streamer grossi, però
nelle situazioni dove gli tiro via un po' di coda, in modo tale che... Cioè, questa è... Cioè, non parto con l'idea di andare a streamer, parto con l'idea di andare a secca, poi vedo la cacciata, trovo la situazione, vedo il pesce che magari si muove, un pesce importante che va a muoversi, ce l'ho lì, cambio bobina, metto un finale sottile più corto e più pesante e vado fuori con questo. Cioè, mi è capitato in Astico una cacciata, su una cacciata importante, io pescavo i temoli, ho messo su questo al primo lancio, visto che era una, che era lì pronta, l'ho beccata. Non capita, sempre. Sarebbe troppo bello, ma anche noioso, perché sai, questo qui è argento. Avevo provato anche a metterci l'UV sopra, ma si crepa. È proprio metallo quello lì? O... Sì, sì, ma è uno di quelli che si comprano normalmente, è proprio una piattina di metallo. Classico tinsel. Sì, sì, è il classico tinsel, piatto, quello per dirti, quello della Alexandra. Non è il flash agu? No, questo è proprio metallico. Questa è la prima cosa che ho imparato quando avevo frequentato un po' di gente che pescava, perché prima io li strappavo così e quindi andavo da tutte le parti, invece tic, tic, a continuare a girarlo, resta lì, è lo stesso discorso che si può fare col canarda, cioè se voglio fare il ciuffetto lo strappo così. Fine. Vieni male. No. Sto pompa. Sì, sì, ma poi cioè con questo riesci a volteggiarlo con la tua coda galleggiante, sottile. Questo va. Bisogna gran cue, quindi una 4, esatto. Scusa, sì, io uso una coda 4, adesso ho cominciato a usare una VF, prima usavo la DT. Adesso ho cominciato. Bene. E va. Cioè, è una roba molto semplice, banale. Passo dopo, invece, faccio una sommersa. Non vi faccio la ninfa perché non sono un ninfista. Ma c'ho la mia scatola che ce ne avrà dentro 200-300. Però faccio 10 minuti poi mi stufo, mentre invece con la sommersa mi piace di più. Allora, invece qui vado a utilizzare un amo sostanzialmente dritto, un amo standard dritto, e anche questa abbastanza, cioè sono tutte mosche abbastanza semplici, banali. Uso un 10, poi io di solito faccio almeno due o tre misure, parto da una grossa, una intermedia, una piccola, sempre uguali le mosche, poi comunque ci sono poi capisci che ci sono delle mosche che su una misura
hanno una resa che non ha paragoni rispetto a quella più piccola o quella più grande. E quindi poi alla fine ti restano, cioè continui a fare quelle lì, quelle piccole, quelle grandi, magari, o quelle, le due misure sotto non le usi mai, ma usi quella corretta. Ora questo è abbastanza, cioè è fatto da, si usa la beccaccia, un po' di tinsel e il quill, è un quill di pavone. Allora, ho provato a farli col quill di pavone tinto di vari colori, ma il colore, un colore più vicino al naturale è quello che ha dato più risultati. Io l'uso già pelato, anche qui ho fatto un po' di prove, l'ho pelato e poi li ho tinti. E il colore che va meglio per quella situazione qui sono i colori, diciamo, tendenzialmente chiari, o naturale o giallo. Spellicola ammoniaca? No, con la candeggina. Con la candeggina, sì, scusa. Sì. E poi li ho tinti. Ho fatto un po' di prove di tinture, giusto per provare a tingere, ma poi conviene comprarli, giusto per fare un po' di esperienze, ecco, ma mica... Perché su tante cose... Tante cose fai esperienza, poi dici vabbè, non ne vale la pena perché hai fatto una serie di cazzate, hai buttato via un sacco di tempo e un sacco di materiale, poi vai a comprarlo e ti costa un decimo, però nella lista questo fatto a sa sta, cioè è come, perché conviene poi andare a prenderli, cioè come ho provato a conciare la lepre, un disastro, un disastro, vai a comprare il musetto, ce n'hai finché scampi. Allora, anche questa non la appesantisco, cioè tendenzialmente dove si può di sommesse ne uso due. Non si usa più, ma una volta si usava tanto, Adesso non la usi perché con le palline, con quelle robe lì arrivi in pesca, però su certe situazioni... Invece funziona ancora. Cioè, ripeto, a me piace volteggiare, quindi io metto sulle due, certo. Le volteggio, lancio, riesco ad arrivare anche dalla parte di là del fiume. Siamo stati in Valtellina, c'era l'acqua un po' alta, e questo quell'altro, pescavo a secca naturalmente, un po' si prendeva, poi... arrivavi in fondo alla passata, l'acqua te la portava via, la mosca te la portava sotto, tu alla seconda volta che hai preso, pesca sotto addirittura, nel mettere sotto addirittura riuscivi a volteggiare, perché poi sopra, pescando sotto, non hai bisogno di stare a appoggiare in maniera giusta, puoi anche picchiarla, quindi allungavi, picchiavi, riuscivi a picchiare la prima attaccata alla sponda di là, come andava appena appena in tensione, cazzo, erano tutte attaccate alla sponda dalla parte di là. Lì non ci saresti mai arrivato con la secca, perché arrivi, cioè o sei un manico di lancio che fa il curvo raggruppato e lo metti là, e altrimenti... Ma tu ne metti due, hai detto? Sì. Sì, tendenzialmente quella... Allora, o ne metto due, una più grossa in punta e una più leggera sopra, oppure in punta metto una ninfa non appesantita, cioè una ninfa leggera, in modo tale che possa andare tra virgolette in pesca subito, piuttosto grossa anche, e sopra normalmente uno spider come quello che faccio, oppure in certi casi anche una sommersa alata, cioè di vecchie rimembranze, ecco. Quanto spazio usi? Ma guarda, 50-60 centimetri. Non sto tanto a essere... Allora, uso dal 18 in su come filo,
No, anche perché tante volte quando sei così mangiano che sei in tensione. Quindi pescando con la canna rigida, corta e rigida, se non c'è la canna che ammortizza, spacchi sempre. Invece così, col filo grosso, riesci a gestirtela, ecco. Adesso vediamo se... Così. Invece che questo uso uno più rosso, così non mi faccio le pippe sul fatto di non arrivarci. Le ciaffe in macchina sono... Ma giudici? No, se viene chissà naturale. Che proprio anche un po' umorfo. Ma proprio la spena. Ma gli andiamo a mangiare il pavone? Certo. E la retta. Come la spunta la prima pina, dai la bella strapaila, se mi è casa. No, ma la coda è una beccaccia. La coda è la? È di beccaccia. Beccaccia, no? In alternativa? La classica pernice. Ok, esatto. Sì, sì. Con la beccaccia. Questo è un po' più duro, vediamo se... Questo mi si spaccherà qui la forza di girarlo. Io gli do come aiuto un po' di epossidico, sì, epossidico di UV. Pochettino di glitter sotto come dubbing. C'è il nero di dietro che mi frega, voglio provare un attimo a vedere se riesco a mettergli il fuoco. Ma adesso mi metto in canottiera perché sto sudando da bere, c'è un caldo qui. Ma fa caldissimo, fa generalmente sempre caldo. Adesso riuscivo a beccare l'esposizione. Come hai idea? Nero dal dietro che me l'ha... Ma è perché non ci ho pensato. E qui fisso la mia pennina di pernice. Sì, di pernice. Di... Beccata anche gli avanti. Sì. Sì, poi potresti farla tutta di pernice, cioè... io ho visto che però non chiara, cioè in queste situazioni qui, cioè sai, la pernice c'ha
la parte, ci sono quelle penne più chiare e quelle più scure, no? Sono meglio quelle più scure, cioè, almeno io ho trovato quello, ecco. Dopo poi capace che ognuno poi c'ha la sua, eh. Questo qua. La pesante, diciamo, sintetico. Sì, io questo, questo lo uso, lo uso più volentieri, perché tanti, perché tanti, tanti dressing originali hanno insieme, tanti dressing originali hanno il pavone, ma il pavone si spacca subito. Semplice, semplice. È una mosca che io chiamo emergente, ma in realtà non è un'emergente, è una danna. Avevo fatto, cioè avevo avuto dei bei risultati in Adige 2 anni fa e ogni tanto la tiro fuori. Allora, io ne ho fatte di la stessa, tra virgolette, tipo di mosca in 4 colori e 3 dimensioni, perché mi piace costruire, mi piace avere tante e io cambio spesso, cambio tantissimo, perché mi piace provare. Queste aveva avuto un bel riscontro in Adige con questi colori, perché stessa mosca, stessa dimensione, cambiando colori, non aveva avuto questo risultato. Quest'anno eravamo a Ponte Caffaro, sopra il Ponte dei Tedeschi, presto in stagione, c'era poca attività, però qualcosa bollava, qualcosa no. Poi scappa l'occhio in quel correntino che c'è all'inizio che viene giù, scappa l'occhio, plif, bullatina, e prova le solite mosche, un cazzo di niente, ma zero. E poi questi, plif, cazzo, allora dice, ma presto stagione, poi vedo che vola fuori qualcosa, questa metti su 4. E 4 che bollavano lì in mezzo, castigate tutte e 4. È una roba abbastanza semplice, nel senso che è un su un amo dritto, il corpo in bios di tacchino arancione, di quelli che si comprano, quelli tinti, e code grigie corte, aperte, e del canard grigio chiaro sopra, davanti, una roba molto... Io uso come ami, a parte gli standard normali, cioè uso gli standard normali, per me sono, ho dei daiazzo, uso dei daiazzo, però io amo usare i 200Y della Tienco, che hanno i numeri dispari, che sono quelli neri, poi io gli schiaccio l'ardiglione, ma mi piace la misura, mi piace la forma. Vabbè. E sull'11, cioè tendenzialmente mi piacciono misure abbondanti, cioè mi piacciono le mosche grosse. Questo è un 11. Codine grigie, aperte, corte, perché siccome è una mosca che lavora piatta sull'acqua, non mi interessa avere delle ali, delle code lunghe, perché non hanno senso. Cioè mi interessa che la struttura della mosca sia la parte dietro che sia sorretta e la parte davanti che sia sorretta, cioè però soprattutto la parte dietro, dove di solito uno dice ah, faccio le code lunghe, che ma le code lunghe hanno senso se devo tenerla fuori tutta. Se non devo tenerla fuori tutta, l'importante è che siano aperte per l'appoggio. Chiaramente queste sono le mosche che
costruisco io, cioè nel senso che uno poi, ognuno costruisce, perché fortunatamente il nostro, questa nostra passione ci permette di avere mille varianti sulla stessa cosa. Ognuno ha la sua mano, la sua logica, la sua mosca, che sta la ciapa, che la lei meno, cioè perché credi che non credi, sì, no? Sì, per cui questo è pardo, grigio, ma giusto perché è un buon materiale, ma fino a prima che ci fosse il pardo andava bene il gallo grigio, che non succedeva niente, anzi. Lo taglio perché tanto mi interessa avere un bel ciuffo abbondante, ma corto, non mi interessa averlo lungo. Faccio il mio rigonfiamento qua, leggero, leggero. E poi le faccio aprire. Si vede, non vedo io. Si vede, sì, si vede bene. No, no, ma fa niente, perché tanto poi devo continuare a tirare su gli occhiali. Bios, quello che si comprano, cioè si comprano, e io poi li tiro fuori, ma ci sono 1500 colori, cioè tutti questi colori ce ne sono, cioè questo per certe situazioni, per questa configurazione qua è un colore interessante. Quelle che stanno schiudendo adesso schiudono questo colore qua. Allora, fa sempre parte, che dopo tanto si gira, per cui. Allora, io amo mettere sotto il bio di tacchino sempre della roba, del dubbing, ma perché è una mia fissa, proprio, per cui un dubbing buono tutto, eh. Ma ho visto che avevo cominciato perché avevo visto delle costruzioni di Celere che lui ce lo mette sempre. Ho detto, ma mi sembra una boiata. Però poi invece in realtà ha un senso, perché intanto gli dà un po' di spessore e poi fa in modo che il bios non scivoli. E poi mi permette di non essere preciso. Cioè posso anche essere un pochettino meno preciso nella costruzione, che comunque il sotto mi dà la possibilità di muovermi come voglio. Adesso voglio che sia tutto, vediamo se riesco, sì, che sia tutto lucido. Cioè non voglio la parte... Il rigaccio evidente. Il rigaccio, sì, non voglio la parte pelosa. Vedi che mi resta tutto lucido. Allora, avevo provato anche a dargli un po' di UV qui sopra, si crepa, cioè non ha poco senso. Allora, qui è rimasto fuori un po', ma tanto si compensa con, mi è rimasto un po' di peluria, ma tanto non succede mica niente. L'uso del canard grigio. Io lo monto di calamo, non di punta.
qui possiamo metterci un dubbing di Canard o un dubbing qualcosa che ingrossi e che sia il colore leggero del corpo. Ci faccio un po' di marroncino, che è quello che resta sotto come rigonfiamento. Questa ha l'associazione di colori che prende, cioè rispetto a, cioè, le ho fatte verdi, verdi betis, cioè proprio la, sì, tra l'altro questi vengono fuori col betis, col grey dan, in certe situazioni il grigio, effettivamente il grigio schiudono queste robe qua, anche importanti, cioè, quindi questa è quella più grossa che faccio, ne faccio, questo è l'11, faccio il 13 e poi faccio anche quelle del 17 che sono più piccole, cioè le tre, faccio queste tre misure qua, e cioè questi materiali qui ti permettono anche di non essere particolarmente precisi, perché poi alla fine e il pesce ha delle, soprattutto se è sotto è molto attento ai colori, alla situazione, perché è abituato, vive lì, e quindi la percezione ce l'ha completa. La percezione che ha fuori cambia molto, cioè fate conto che il pesce sta guardando una parte chiara, la parte sopra è chiara, perché oltre che avere tutti quei fenomeni di rifrazione, riflessione e tutto il resto, cazzo, quando guarda fuori il cielo è chiaro, quindi quello che sta sopra, il colore diventa complicato, cioè anche per il pesce, cioè avverte sicuramente la silhouette, ma è meno colore, la tonalità. Se invece, come in questo caso, l'imitazione appoggiata, la parte appoggiata, cazzo, la vede, mentre invece se resta fuori la roba, fuori invece è più difficile da vedere, per cui noi usiamo tanto il bianco, cazzo, il bianco si confonde, cioè poi se resta rado si confonde, se resta un fiocco bianco invece diventa solido come imitazione, come percezione, allora diventa più complicato imbrogliarli. Poi il pesce fa, i movimenti del pesce sono sempre costi e benefici, quindi si muove dove ha a starci come movimento, se no o lo istighi per aggressività, se pesci con imitazioni devi dargli da mangiare qualcosa che a lui sembra che sia, ma insomma è un po' bu, questo insomma è il conosce, magari è anche bu, e quindi la terza, la mosca che facciamo adesso invece è sempre una mosca piatta, però questa è più carina, cioè ha le ali in Canard bruciato, in Canard sagomato. Perché Canard sagomato? Perché come le ho fatte anche in gallo. Allora, ma il gallo si bagna e si attacca. Allora, l'ho fatto in gallo sagomato, cioè quindi bruciato con, ma anche quello un po' si attacca. Il Canard invece bruciato e sagomato si attacca un po' di meno, e quindi si riesce a gestire un po' la cosa.
stavolta lo facciamo grigie, cioè il BIOS di Tacchino invece è grigio perché andiamo su quelle che schiudono in primavera. La schiusa di primavera sono grigie piuttosto che olive, e la tonalità, è, soprattutto le dan, sono abbastanza grigie, sono più grandi perché la schiusa invernale, cioè la schiusa primaverile è più grande della schiusa estiva, perché l'incubazione è stata tutta dell'inverno, mentre invece la schiusa estiva l'incubazione è stata solo quella della deposizione della primavera. E quindi sempre il mio adorato 102Y, sempre di questa misura fantastica che è l'11. Ora, le code sempre così, il corpo sempre così ma grigio, faremo due ali di canard bruciato, cioè bruciato sagomato, e poi qualcosa che davanti le tenga su, in modo tale che io ho la mia imitazione piatta con le ali che sono proprio da Dan, cioè quelle che stanno a parte. Allora, qui è abbastanza, cioè, perché non giri, l'importante è prendere la parte più sottile della piuma, del canale, perché altrimenti è facile che, siccome c'hai questa situazione qua, quando lanci frulla. La prima parte è praticamente uguale a quell'altra, cambia solo il colore, per cui vediamo se sono capace di farlo uguale, perché io non sono un maniaco delle proporzioni né dei, no, non sono tanto preciso nel costruire, perché poi a me interessa, io faccio mosche perché mi servono per andare a pescare, per cui nella possibilità di essere preciso va bene, però non sto a essere tanto maniaco, perché poi spero che di poterle buttare via dopo la terza mangiata. Come hai detto, dopo il terzo pesce preso? Sì, dopo la terza mangiata, ma terza mangiata vuol dire che l'hai imbrogliato tre pesci tre volte. Okay, e quindi... Va bene. Sì. Come fai, scusa, a prendere così dopo la... Ho fatto in coda, ho fatto due o tre giri di filo nello stesso punto, facendo una, diciamo, una piccola pallina o rigonfiamento. Quando gli arrivi vicino, cioè, diventa così, no? Cioè, se tu hai una situazione su una sfera, quando gli vai vicino questa si allarga. Cioè, potresti anche farla dritta e poi passandogli sotto col filo si allargano un po'. Però mi piace di più questa situazione perché è più prevedibile, cioè se passi sotto col filo, se per caso resti da una parte o dall'altra, si allargano una parte di più e di meno, invece così mi resta un pochettino più, resta più prevedibile, ecco, il risultato. Allora, questo è un BIOS grigio che loro chiamano Dan, cioè proprio l'acquisto è BIOS Dan. Non mi faccio tanti scrupoli a mettere materiale sotto, anche se deve essere secca, perché sono fili sottili, per cui di grande pesantezza non gliene danno, cioè non è come una volta che costruivano in seta o in cotone,
allora dicevano no, devi metterne poco, poi tagliare l'eccedenza, rimanere molto stretto, perché cioè adesso sono talmente, cioè i filati sono talmente sottili che poi è un 8 quasi il filo. Il filo dovrebbe essere forse anche più piccolo. C'è un questo. No. Ci voglio del che è un po' di sottofondo di antro nero, così abbiamo il solito sottofondo. Sì, io preferisco montare, usare filo sottile, cioè di questi qua. Questi sono i, questo è un filo, è il Vivus 16 o 18, ma che cioè che sono di quei tipi lì, cioè sarà un 8, 6, un 8. Cioè invece sulle mosche, le mosche che uso per il mare, invece uso il nylon. E che questo è un materiale che è molto più, da che adesso tutte le volte, è un materiale versatile, perché questo fa, è più robusto, quindi non mi interessa più di tanto irrobustirlo con l'UV. Sapete cos'è il bioz di tacchino? Questo materiale sapete cos'è? È la parte della penna più corta. Vediamo se. Sì, sì, dell'ala la parte esterna. Perché, no scusa, interna. Allora, adesso qui c'è diciamo la parte interessante di questa costruzione. Chiudo questo così sono sicuro che non mi si. Allora, la parte interessante è questa. Cioè io devo tenerlo su, io devo tenere. Ah, aspetta, guarda che lui ha difficoltà che ce l'ho. Diciamo che ce l'avevo qua. Guarda, questa qua. Questa è una penna, no? Se io prendo una penna di questo genere, questa qui è una penna. Quella che noi usiamo qui è questa. Rispetto a questa qua. Vendono queste qui e questo tagliato. E ti vendono, o ti vendono tutto, o ti vendono solo quella più piccola. Di solito usi fare i corpi, i corpi che hanno, a cui lasci la peluria, quindi riesci a fare i corpi girandolo, lasciando la parte liscia tra uno e l'altro, cioè il liscio e il peloso, liscio e peloso, liscio e peloso. Di solito lo si usa per fare le secche, però secondo me va benissimo anche per le sommerse, perché la peluria tiene l'acqua, tiene l'aria, per cui sai, quando fai la passata fuori prende l'aria, la metti giù, gli restano quelle bollicine dentro che diciamo imitano le bollicine delle sommerse quando salgono. Cioè quando la ninfa è pronta per schiudere, va verso la superficie,
Allora, può andare in varie maniere, no? Cioè può andare camminando sulle erbe e portandosi fuori, oppure nuotando, oppure farsi portare dalla corrente per arrivare alla superficie e poi schiudere. Ma cioè, quando viene su, cioè, che cosa è che fa? Cioè, noi perché facciamo, usiamo il tinsel, argento, oro per fare gli anelli? Uno per farli, per irrobustire la mosca, ma l'altro per imitare le micro goccioline di aria, bollicine di aria che sono dentro nell'esoscheletro, che gli servono per alleggerirsi e per venire su il più alla svelta possibile. Se usando quel tipo lì restano le bollicine dentro, no? Cioè l'aria, cioè, imiti questa roba qua con questi materiali qua. Poi tra l'altro in acqua sembrano argento. Sì, poi se tu, se ti capita di vederle, di metterti lì a vedere prima che schiudono, quando vengono su sembrano proprio argento. Argento con la sacca alare nera, che è quando sono mature per schiudere. No, adesso dobbiamo farla rimanere su davanti. Quindi questa è una trovata che ho trovato, interessante, cioè che è quella di... Stai un po' di qua con le mani così lo vediamo. Ah, sì. Più basso. Ecco, ok. Allora, vieni, ti che è? Come prima col marabù. Come prima col marabù. Allora, adesso però cosa faccio? Incrocio per questa parte qua e prendo questa parte, in modo tale che ho testa e piedi, no? E adesso la monto come se fosse una spent. Li hai mescolati davanti e dietro? Sì. Devo farli vedere con passaggi dopo, senza mosca. Sì. Da una parte le tengo, da una parte. Allora, davanti, allora, da una parte ci sono, diciamo che ho messo i piedi di una parte e i piedi contro la testa dall'altra, cioè uno al contrario dall'altra. Uno al contrario dell'altra. Cioè, ho preso questi. Anzi, prendiamo una ci sono le punte da tutte e due le parti. Sì, ci sono le punte e i piedi da tutte e due le parti, perché adesso devo li regolo in modo tale che, siccome diciamo la Earl è fatta così, no? Cioè in mezzo, cioè se io li metto tutti dalla stessa parte, da una parte, cioè faccio in maniera che vengano fuori solo tutti da una parte. Se io li incrocio ho più superficie e riesco a tenerli e ho più aria che resta dentro. Allora, io adesso ho fatto sta roba e poi deciderò che cosa fare. Cioè, quindi, tra virgolette, adesso è come se fosse una spent. E adesso faccio le ali. Questa è antica vera iride. Queste sagome sono roba da 30 anni fa, forse no, di più. Queste qui erano quelle che faceva Pragliola quando dava via la roba qui a Brescia, che aveva il sì, a Franchi. Ecco, per cui un po' di tempo fa. Allora, vedo di prenderla il più in alto possibile. No? Non mi preoccupo più di tanto, vedete che questo ha un po' una forma sbilanciata, ma ho visto che c'entra poco. Se sono bravo riesco a farle invertite, se non sono bravo, pazienza. Beh, questo è un lavoro un po' del cavolo, tante volte non vengono giuste, vengono storte, ma poi l'importante è che abbiano quell'assetto lì sull'acqua, perché poi...
E qui le ho messe, le ho fatte sbagliate, perché in teoria dovevano andare così, che si allargassero. Le allarghiamo dopo, insomma. Non si butta via niente, facciamo un piccolo dubbing con il canale che c'era qui in giro, che è quello che abbiamo utilizzato lì. Da sotto la vista è questa qua, e questa e questa e questa con sì ma non è poi così. Allora, io quando decido faccio prima i corpi in modo tale che quelli lì sono a posto, e poi siccome poi usi sempre lo stesso canale, in modo tale che ho preso la serie, insomma, comincio ad avanzare. Sì, sì, no, ma fai perché e poi chiudo. Cioè, faccio i corpi e chiudo, perché tante volte, per esempio, in certi casi ti accorgi, cazzo, che questa gira. Che fette. Tac tac, tagli, il corpo l'hai già fatto, rifai solo la parte davanti. Perché questa non sembra, ma può essere che giri. Ora, prima cosa fai? Tre accorci. Accorci le ali, vedi che, cazzo, ma certe volte tipo non mica fa niente. Però, cazzo, che la fai? La metti lì, la butti via? No, il buono che c'avevi, tic. Poi puoi cambiare. Ma cioè, se gira tendenzialmente perché hai un'ala un po' troppo lunga? Perché il calamo è troppo grosso? No, perché il calamo della... Perché quando tu lanci, questi dovrebbero piegarsi. Ma se no, il calamo un po' grosso... fa elica. Allora con le segge riesci, perché con le segge ci metti del capriolo, ci metti del canard che spezza l'aria, e lì magari te la giochi. Ma qui, cazzo, quando è tutta ala, ho provato a fare con lo stesso metodo quelle emergenti che pescano verticali, cioè quindi tutto il corpo dentro. E invece che mettere il ciuffo di canara, avere queste qui. Naturalmente quando le fai, siccome ci credi, non ne fai due. Ne avevo fatte quattro per quattro tipi, per quattro misure, per quattro colori. E tutte le girà. Tutte. Trick rimpicciolisci e tutto, prova quelle grosse. Cazzo, ma capito. Allora facendo quel metodo qui di chiudere il corpo, tac, ho tagliato e ho fatto fuori delle emergenti. Cioè, cambia completamente, però almeno salvi metà del lavoro che hai fatto. E questa in certe situazioni ti sbagli con quei colori qua, ti sbagli con quelle che ci sono sull'acqua. E il pesce purtroppo non si sbaglia al cornice. Adesso una proprio secca secca. Quelle che vanno
in Egnoduridi, mi sembra che si chiama, che hanno le code lunghe che vedete, che si vedono anche distanti dall'acqua, che fanno il volo nuziale in questa maniera qua. È una roba molto semplice, molto semplice. Mi era venuta così un'idea del genere, mettendo insieme varie cose. Sono andato in astico, pioveva, preso un cazzo, cioè due stupidate. Poi saltano fuori queste, naturalmente non mangiavano niente, e vabbè, sei a cazzeggio, dici, ma vediamo che cosa succede, metti su questa qui, vediamo cosa succede a farla ballare sull'acqua. Cazzo, dopo due minuti, tac, sono arrivate quelle vere a caponarla. Poi dici, cazzo, allora, che crede che le vere, magari che creda che i pes invece. Però dopo, qualche volta ci hanno creduto, per cui sono lì, pronte, quando capita, e ci sono. E questa la faccio su un amo invece dritto standard, che potrebbe essere un 100 tempo, eh? Questi qua sono un po' pettino più corti dei 100, per cui anche questa tutta roba semplice, non complicata. Allora, la necessità di questa qua è quella di, cioè, le code hanno due materiali, hanno il fagiano e il gallo, perché il fagiano non le tiene su, perché il fagiano ci serve solo per imitare le code lunghe, mentre invece il gallo mi serve per sostenerla. Allora, è un fagiano tinto rosso, perché sono molto, van bene anche quelli dei fagiani tenebroso vecchi, che sono un mattone scuro. Questo qui mi sembra, così a sensazione, che fosse più vicino a quelle vere, che sono proprio rosse importanti. Ora, qui invece non mi interessa che si aprano le code, non mi interessa che si aprano, perché ho le due code di fagiano lunghe, le due o tre fagiano che invece mi imitano, per cui queste mi interessa che sostengano. Ma hai cambiato il filo per un motivo o non ho capito bene? Ho cambiato il filo perché è il mio cuore marrone, cioè questo è un Danville precerato che io adoro, ma e per certe costruzioni è un po' grosso. Facile stare tutte su, anche se sono aperte, va bene. Il corpo lo facciamo sempre in fagiano, così resta il colore, resta tutto quello lì, e gli facciamo un Palmer. E la Ecole è color marrone, cioè proprio un brown naturale.
No, lo voglio più leggero. Voglio un Palmer più leggero. E adesso ci metto in testa un giro di pernice scuro. Di provata fiducia, questa bisogna avere un po' di crederci. Questa è una mosca da buio. Alla fine quando sei lì che bollano, non sai, su roba piccola, ma tu provi ma non le vedi, perché poi arrivi che è l'ultimo momento, e su questa dei bei risultati, non solo io, sempre un 200Y, però del 19, piccolo. No, facciamo no del 17, banalissima. Questo è un corpo nero e due ali di canar bianco, fine. Questo è proprio... Vabbè, è un po' grande, sarebbe meglio forse un po' più piccola. Come amo perché poi è quel momento che mangiano delle robe, delle robine piccole. Dopo ne faccio una che è ancora più banale di questa, se vogliamo, ma questa si riesce a pescare anche non solo a buio finale, quando diventano, dove ti fanno marcire. Però questa, con questa si può usare quelle piume di canard che tu dici, che nella busta dici, queste mi hanno inculato perché non so cosa farmene. Queste bisogna andare a tirare fuori proprio quelle che uno non sa. Quelle piccole piccole? No, ma proprio quelle che uno dice, di queste cosa ne faccio? Perché il ragionamento è che deve essere rada, cioè può anche essere grande di dimensioni, ma deve essere rada, perché, come abbiamo detto prima, cioè io il pesce lo sta guardando da sotto. Se è rada si confonde, ma se è invece importante diventa un ciuffo. Quindi se io monto della roba di questo genere,
Io quando faccio le, anche le spend, lascio sotto il calamo, perché così non mi vengono via. Del dab in banale nero. Fine. Il più rado possibile, ali spropositate rispetto al corpo, però rade, in modo tale che da sotto non si veda. È della malattia, vabbè, è della mosca, ma malpessa che è la mia. Vede il pezzettino nero e basta. La mondina. La mondina, sì. Vabbè, ma non so. No, non è il Poyani. Il Poyani è molto più, c'ha le ali molto più presenti. Proprio. Invece questo deve avere le ali rade. Cioè meno possibile. Sì, i Poyani ce le ha doppie, cioè sono importanti. Sì, ma anche questa è una bella misura, Cioè che sull'acqua questa ce l'hai fuori tanto così. Ma sono due le piume, sì. Sono due così. Sono due ali divise. Uno per parte. Sì, sì. Mentre quella lì sul fatto. Ne fai. Sul muro non si vede il bianco, no? Mettilo da davanti. Ecco, bravissimo, perfetto. Vedi? Cioè è la stessa, sì. Il bianco è la stessa cosa che vedono da sotto, cioè quello che non vedevate voi è quello che vede il pesce, perché lo sfondo che lui ha sopra è bianco, perché il cielo è chiaro rispetto a quello che dove lui sta, cioè diventa più difficile fregarle quando sono appena sotto il pelo, perché sotto il pelo la visione ce l'hanno bioculare lì vicino, mentre invece quando sono sotto che vengono su non ce l'hanno bioculare, diventa bioculare quando è vicino, che allora vedono la profondità e hanno una visione completa, ma quando sono sotto, cazzo, hanno un cono così, non riescono a vedere, vedono qualcosa che passa ma non riescono a capire cos'è, e quando arrivano vicino, perché rifiutano quando arrivano vicino, cazzo, perché quando arrivano vicino gli occhi si incrociano e hanno la visione bioculare e quindi lo vedono tutto ben definito. Invece quando sono distanti vengono su, se poi arrivano lì, si muove un po', Gesomea, che le passa, le passasse, se la ciappa, la ciappa subito. Dopo che Kele che cosa ha capito movimento della gamba. Sì, dopo che Kele che ha ciappato tre o quattro volte, gli aspetta, va là, che mi ha messo una mia bene. Allora vi faccio, allora,
quella che chiamo scoreggina non ve la faccio vedere, che tanto è una roba banale. Vuoi vedere la scoreggina? È una roba solo per il nome? Sì, ma... perché scintilla allora. È molto maschile, dunque sì. Allora, sì, ma è una roba. Allora, è una roba di quelle che ti fanno marcire, soprattutto le ride che ti fanno marcire. Pif, pif. No, intanto è piccola, perché è un amo di questi qua, che qui battezzano 18, ma sarà abbondantemente un 20. E questa, se potesse essere, ancora più semplice di questa qua, perché è fatta solo di dubbing e di due ciuffi o tre ciuffi di canarma, ciuffi proprio, fili. E si basa solo esclusivamente sul dubbing, che deve essere, che non è questo. Fatto... c'è una piuma sotto il film. Ah, sì. Dopo cate sotto te. Allora, questo... Volevo un dubbing di un certo tipo, ho mescolato io un po' di pelo lungo, corto. Ci metto un goccino di cera, perché... proprio un niente. Adesso capite perché questo dubbing qua ha tutta questa peluria così. Sì, che tiene su anche la mosca, cioè allora, soprattutto tardi la sera, cioè, almeno io lì ho visto in due o tre punti, in due o tre posti, due o tre fiumi, sul piatto, mangia della roba piccola così nera, non ho capito se sono della roba che sta schiudendo e che non schiude, però sono tutte delle robine piccoline, piccoline nere. E che cosa gli dai? Perché... Sì, le vedi proprio camminare sì, sì. Sì, sì, la vedi proprio nella pellicola dell'acqua. Cazzo, loro tante volte sono lì e fai plif, plif, cazzo, tu dici... bocca aperta a volte. Sì, mangiano spento, allora metti sulle spento, cazzo, metti su questo, dico, cioè, avevo fatto queste per andare una volta in astico, che, a prendere i temoli che avevo della roba così, andavano bene, dici, ma prom, cioè, provicene lì tre o quattro di queste robe qua, cazzo, cioè... il primo passaggio, plif, ci ha creduto, perché si è sbagliata, cioè c'erano, allora volavano le sedge sull'acqua, si è sbagliata, tu, vabbè, ma riprovo, una, la via proprio sbagliata, no, una, certo, cazzo ci vuole, per mettere su sta roba qua ci vuole del fegato, eh. Deve essere 018, finale, sì, sì, ci vuole del fegato. Ecco. Io vado a ciclo continuo. Adesso vi faccio vedere. Vero l'ho? Ah, questa qui è una thorax, ma sempre le thorax le avevo conosciute. Vi faccio vedere una sedge piccola. Spesso le prime sedge che schiude, che parte sull'acqua all'inizio della serata, sono delle sedge piccoline, piccoline nere. Non so se vi è capitato, cioè sono delle sedge piccole che partono e soprattutto all'inizio attaccate a sponda, poi si spostano un po', ma sono delle sedge piccole nere. E avevo mi ero fatto dare un po' di penne di uccelli cacciatori, tutto il resto, questi dicevano i germani,
cazzo, cioè questi all'inizio li usavo per fare il black panel di antica memoria, la parte nera del black panel, e sono rimaste lì. Ho detto, cazzo, però questa roba qua nera che fuori, che non fuori, ma che la roba lì, perché è un bel nigger. Allora, sempre amo standard, però lo facciamo, lo faccio sul cos'è questo? Sì. Cioè una seggettina su 14. Che è così. Allora, spesso quelle lì, quelle mosche lì, quelle segge nere lì hanno un corpo verde, verde bottiglia importante, però non mi piace e quindi io non lo faccio in verde, lo faccio un marroncino, va bene qualsiasi colore neutro, perché è più forte di me, a me mi piace mia. No, a me piace mia, perché dopo ho fatto le segge così, ma ho visto che cazzo il corpo gliene frega veramente un cazzo, secondo me, quando è fuori gli interessa il ciccio e quindi diventa importante la massa. Proprio per il discorso dei costi-benefici di prima, per cui con un marroncino, facciamo con quel nero di prima che mi piaceva. Lo metti lì, sì, lo metto qua. Anche se non c'entra poco il corpo, perché poi, soprattutto nel seggiola, sta sempre, sempre, sempre coperto. Per cui, queste sono proprio le penne dei cacciatori, Ma per dare il visone c'è il visone? No, sì, bravo, c'è dentro del visone e del quello che quello nuovo della Swiss. Sì, no, l'artifur, quello Sud America lì, quello che è per avere i penne lunghi, però c'è dentro il visone. Sì, anche quello pelli di quelli che facevano le pellicce, tagliato, messo via. E la parte lucida è una bella scoria di quella roba lì. Questa è proprio una penna, anche questa. Ma troppo poco, ci vuole più abbondante, non prendere uno più abbondante. Io qui davanti ci metto invece di antica memoria un giro di Ecol. Un giro di Ecol nero, piccolino, e dopo regolo la parte di dietro. Che ormai le Ecol non le usa più nessuno, invece. Ma sai, non è che perché non va di moda, i pesci non le mangiano. Un po' di tempo fa ero andato a prendere a cercare la talpa ad Agarue. Ah no, ma non va più di moda la talpa, ma che cazzo vuol dire? Cioè a me posso avere la talpa, pochi ne danno a scatolone, ma cioè.
poi per fare un'altra mosca di quelle lì sommerse, la Water and Blow di mitica memoria, cioè ha una marcia in più rispetto a tante altre. Tagliata un po' la bagnata. Cioè, questa roba molto, cioè, è roba da pesca. Sì, poi cioè non, io non posso pensare di impiegare 20 minuti per fare una mosca. Cioè, perché poi mi servono andare a pescare, cioè, e non posso andare a pescare con due mosche, perché una posso lasciare in bocca al pesce. Io sulla pianta. Sì, ora, pianta, erba, in bocca al pesce, le due che funzionavano non ce le ho più, per cui o me le ricordo, o altrimenti sono fritto. Cioè, poi capita che in quel momento lì hai fatto... Capita, mosca, cazzo, trovata, c'era la situazione, non mangiava niente, allora prendi quelle che c'hai, taglia, tira, perché mangiava solo quelle lì, spezza, tira, briga, lanci, cazzo, indovinata, buono, a casa, serie, volta dopo, cazzo, benissimo, cazzo, funzionava, perfetta, a parte solo quel posto lì, ma l'anno dopo, zero, basta, fine. Cazzo, sono lì, le tieni nella scatola un po' di tempo, ogni tanto le provi, perché dici, cazzo, c'è possibile. Ecco, e dopo un po' che le sta lì, dici, basta, ti fu il posto, tiri via, metti le cotote. Una volta funziona. Allora, adesso ti faccio vedere una roba che ci vuole coraggio. Ma questa è il formicone del press. E io lo faccio questa formica la faccio sull'11. Quindi anche 10. Cioè, quindi faccio una formica, la facciamo invece addirittura sul 9. Facciamo sul 9. Questa viene fuori da Val d'Aone. Quando andavo a pescare in Val d'Aone, che andavo a pescare a spinning, io pescavo quasi sempre nei laghi. A Boazzo la sera volano in mezzo. Cazzo, spinning è facile, arrivavi, non arrivavi. Allora, quando prendevi il pesce, lo portavi a casa perché lo mangiavi, pulivi, c'era sempre dentro sto cazzo di formiche grosse. Allora, aspetta, va. Non pescavo a mosca, però a moschiera sì, allora in qualche maniera facevi su sta roba e cazzo prendevi. Ma cazzo vuol dire che quando ho cominciato a pescare a mosca, allora mi sono messo a fare ste robe. E per me, quando incomincia la stagione delle formiche, questa è la mia mosca da caccia. Cioè io non metto altro, metto il formicone, che è fatto così. È fatto con del foam, una striscia di foam, che può essere quello duro o quello più morbido, tanto io lo giro,
del canar nero e un ciuffo bianco per vederla. Fine. Prende. Nonostante sia fatta di fonci, forse ci sarà tanto canar, come la chiamo io, sono mosche incerte, cioè non sono galleggiantissime, nonostante tutta sta roba. Se la tiri e va sotto, la prendono anche sotto. Funziona. Allora, la facciamo. Funziona. Questa funziona, provata in, anche in Slovenia, su stemmoli, sulle trote, la va bene. E io la faccio grossa. Chi è andato in Austria ha provato al Braupu piuttosto che... Allora, prima la facevo proprio da formica, poi ho visto che era uguale anche fatta in questa maniera con i due addomi. Allora, io l'avevo fatta, allora, gli avevo dato anche di vernice sopra, quindi di UV, di attack. Non conviene farla rompere, ma ha un altro aspetto, ha un'altra resa. È proprio snangoro padre. Sì, no, è una roba... Cioè, ripeto, ci vuole per certe mosche, cioè quelle che uso io in certi casi, ci vuole... Coraggio. Sì. Sì, ma d'altronde se non provi... Ora, questo è corto, se ci fosse il canar lungo, quelli sì. È uguale, non cambia. Nero è il canar. Sì. Cioè, allora io preferisco nero piuttosto che il grigio scuro, piuttosto che... io preferisco il nero, io lo costruisco così, poi secondo me va bene anche col grigio scuro e non cambia anche niente. Stessa storia di prima. No. Che se la calzomaglia. Che te tante gambe. È proprio bella sostanziosa, un bel altro. Basta! Ci vuole coraggio. Finalmente delle belle mosche. Ci vuole coraggio. Era finita. Certo, però devi metterci su un po'. Prova a metterti lì col maglione su. Con? Metterti dietro la mosca. Fai la... Se possibile, scusa. Perché non si vedeva niente. E questa miete vittime. Questa miete vittime. No, contapesci non ho mai preso un cazzo col contapesci. Cioè no, poi mi vergogno. Cioè, ma in acque anche calme, mosse, sì? Qualsiasi tipo di gente.
per un po' di roba strana, maggiolini, coleotteri, bruchi, c'è un po' di tutto. Cioè io la chiamo formica perché prima la facevo anche col doppio, poi il doppio mi sono rotto il cazzo, anche perché non serve a niente, perché poi tante volte il doppio si rompeva, la usavo uguale, andava bene uguale, cioè si può fare, cioè io la faccio così, una misura meno e una misura meno, ma non, cioè io con quelle piccole di formiche non ho mai preso, cioè sì, non hai avuto la resa di queste, no, non ho avuto la resa di quelle fatte così, cioè faccio col foam, lo giro, in 2 minuti sono fatte, un po' di canar nero, fine, cioè sono svelte, perché quando ti prepari le striscioline, tric via. Dopo che cambia fresa, sì sì, no, ma sì, però sai, allora nonostante tutto, allora siccome è girato, certe volte si salta via, ma prendi una mangiata, magari la tiri, gliela stacchi, spacca il foam, cioè a quel punto lì, quando ce n'hai, ne fai 6 o 7 da tenere lì, perché questo qui è un 9, è un 9 perché questo ha numeri dispari, però dimensioni generose, cioè questa siamo andati in Valtellina l'ultima volta, che si è preso praticamente poco e niente sul piattone, ho detto vabbè, provo con questa, la prima l'ha rifiutata, ho messo giù quella più piccola, non l'ha presa, alla fine del giro fa per recuperare, come è andata sotto tu. In astico avevo su queste, pioveva, finché rimaneva su niente, come appena andava nella, vedevi appena il bianchino perché era andata sotto, prendevi. E normalmente le prendi quando sta su, perché la vedono come se fosse un qualcosa che somea da mangiare, e probabilmente non solo, cioè è proprio una roba che mangiano regolarmente da tutte le parti, perché con queste in Slovenia, in Austria, sul mastallone, un po' da tutte le parti. Quando viene su la mosca, mette fuori le ali così, in quel momento che è così, se siamo giù, può essere, cioè io la uso come mosca da caccia a un certo punto. Bene. Adesso vi faccio l'ultima, anche questa faccio sul group del 10. Sono mosche, io faccio mosche finalmente, non mi piacciono sul testo. No, da suicidio. Con questa qui sul 10 ho preso dei bei temori. Fa parte sempre, allora adesso ti faccio vedere, ci vuole anche per questa, ci vuole coraggio. È quella che normalmente noi chiamiamo mosca della carta, ma non perché è quella verde, perché nel fare una volta, se eravamo a pescare e c'era uno che pescava, io da una parte e lui dall'altra, lui infilava via un pesce dietro l'altro e tutti gli altri un cazzo di niente. Allora alla fine, a mezzogiorno, andiamo a mangiare un panino e scusa Mario, ma che sia, chi resta chi? Ah, chi resta questa? Ah madonna a me, ma che mosca di merda lì è. Ecco, difatti è diventata la mosca della cacca, tutto per l'altro. Lui la faceva col corpo, cioè naturalmente non potevo farlo uguale, perché devi metterci del tuo. Io la faccio con il corpo, con il dubbing di camoscio, che è una roba un po' strana. E un dubbing di camoscio, come resa, ho trovato di quel colore qua. Mattone o arancio, si può fare anche in dubbing, cioè un dubbing normale. Ora, ma è una roba abbastanza semplice. Dubbing di camoscio inanellato con del tinsel, cordoncino oro, un bel ciuffo di canar bianco in mezzo e un giro di pernice in testa.
fine. Cioè, robe molto, volendo vedere, anche banali. Cioè, questa è, come dicevo una volta, garantita il limone. Questo è un bel gancio. Io la faccio così, dopo gli altri, i miei altri miei soci la fanno più piccola, perché me la focosello. Le ho fatte in vari colori, varie simulazioni. Quella che rende di più è questa. Poi c'è quella fatta con col corpo grigio, cioè col corpo sempre in camoscio grigio e il ciuffo grigio. Poi l'ho fatta con gialla, verde. In Val di Fumo ho preso così, con questa qui nera, col corpo nero, però in certi posti fa poca, c'è poca storia, cioè fa poca, è poco probante, perché lì la stagione è corta, per cui quello che gli passa devono massimizzare quello che sta mangiando, sennò... Devo prendere questo e quello lì. Lo stropiccio, se no non lo metto su. Questo lo mettiamo qua. No. Io ho preso questo, adesso lo apro. In modo tale di aver fatto vedere se c'ho una bella penna importante, perché qui ci metto un pochettino di questa qua, no? Ovviamente
No, è bello. Allora? Se non provi a piacere, perché non piace. Vedo che sono visto che questa è una bella, questa è una bella mosca da caccia, anche questa si distingue bene anche il corpo, si sì. Respira. Queste sono, sono mosche da pesca veloci, perché una volta che uno ha preso pochi materiali, perché questo, no, questo l'ho tinto io, ma va bene anche, glielo fate col dubbing, con quei dubbing qua, piuttosto che sì, cioè la, la versione originale era di lepre. La versione originale era lepre, col, fatta con la piattina sul corpo di piattina, e quella lavorava proprio però cioè, volevo qualcosa che gli desse più corposità e che non stesse così, che non tirasse così giù. Sì, poi si imbeve subito e va giù. Questa invece c'ha un po' più di, c'ha più sostanza, poi non si chiude, quindi resta. Poi mi piaceva il discorso di usare, perché le prime le ho fatte in cervo, ma era troppo grosso. Sì, e poi è troppo grosso. Capriolo uguale a una. Invece il camoscio è sottile. E poi si riesce, una volta che l'hai sfibrato, riesci a lavorarlo. Infatti anche questo lo uso tanto per fare in asola, per esempio. Questo qua. Per esempio in situazioni anche mosche piccole, mosche piccole, ho riesumato le thorax sul 20 200R. Ciao, ciao, ciao. Le thorax difatti ce l'avevo qui da fare, però io la faccio, le faccio sul 200R, che è un po' più lungo, in modo tale da avere, da avere. Io pesco molto volentieri con le thorax, se no tutta una serie sia nere, nero un pochettino meno, quelle invece beigeolino, c'ho un bel risultato, come anche le arpo. Le arpo le fai, cazzo, le ho fatte grandi, piccole, solo piccole. Poi insomma è una mosca che però mi piace mia. Però funziona. Però funziona. Funziona però solo piccole. Cioè, cazzo, quelle grosse. Boh. E comunque queste qua sono quelle che bene o male sono quelle che uso. In più, in più la mondina, che quella non ha, secondo me non ha paragoni. No. Eh? Quella non, secondo me non ha paragoni. Che è l'altra faccia del Poyani, diciamo. Però io le faccio col, di vari colori, varie misure, e la, la mondina grigia senza paragoni per me, due dimensioni, due o tre dimensioni, 16, 14, 12 come amo, e... non la conosco.
Te la... un bis, come fosse un bis. No, dai, te la, fa, te la faccio. Ecco, bravo. Oh, là, dai. Insomma, è artisti che domanda bis, ma tanto di loro. Sei fatto tirare le gole come chi usa un bal. La faccio piccola, cioè la piccola per me che è un 16, è un 16, no, facciamo, faccio media così, tanto per capire che cos'è. E la faccio con la, il colore che va adesso, cioè io lo faccio anche di quel colore qua, come corpo, questo però è più estivo. Ciao, grazie. Ciao, ciao. 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 La faccio quella, sì. Con quelle lì, quella lì, questo corpo così, ha il color miele, soprattutto, ma anche in primavera. Questa scura, questa di questo qua, tardo autunno, cioè quando c'è, dopo eleva sempre bene, è una roba anche questa semplice, non è che è una roba... Filo nero? Sì. Filo nero? Forse le famosche... Canale di quel colore qua. Naturale. Sì. Canale grigio. Sì. O così o quel grigio che avevamo visto prima, quello un pochettino più chiaro, diciamo, sempre naturali però. Sì, sì, tanto ce ne abbiamo tirate fuori tre. Già quando mi hai detto che prima, mi metto la testa nel veleno. Testa che è una pezza dura. Ne taglio uno, li ho tenuti sotto. Che colore è quello lì? Questo è un color grigio. Aspetta, questo no, solo, dubbing, lui lo chiama chocolate di questi, però è un grigino. Sì, sì, Antron. Dopo prendo il culo lo rimane in avanti. Fa la testina così. Dopo la va dietro, la prende la fila davanti. Dovrebbe anche essere separato. Sì, ma anche la schiena. Perché più male. Ho trovato un buco, ho trovato un te, fa il secco, il corpo rosso e la bianca. Sarà stata delle mince. La so che se la firmo. Ah, no, ma può essere. Il corpo rosso, ma rosso è bello. Rosso così? Era rosso vivo. Era la sozia, che è una roba. È probabile. Firmata, una sorta firmata che c'è. E poi ci metto un pochettino di questo, ma cioè perché quello originale ci aveva il giro di pavone, ma si spaccava. Poi ci facevo il dubbing,
poco. Invece adesso mi piace di più questa roba qui che gli dà un po' di... Questa è più piccola. Bravo, l'ho visto, più grosso. Questa è l'assetto. Questa sono l'assetto. Tante volte. Me la ricordo perché l'ho visto, non aveva la coda, quindi fa di sinistra con la gabbia sbira. Tante volte va giù così, certe volte va anche così, non cambia niente. Anche un fianco. Facciamo un fianco al mestre. Perché la. Questa appoggia così. Certe cose non sai perché sono buone. Cioè, capitato, vai, cazzo, la tua è uguale a quelle che girano, prendi un cazzo, arriva quello e dici, ce l'ho io la mosca, una roba grossa così, verde fluorescente, primo passaggio, pam, cazzo, si sono sbagliati. Ah, aspetta che ti faccio vedere. Pam, va bene, ok. La possesura è davanti. Sì, sì, vale. E lo dicevo prima a tavola. Idrizza, Iridea, veramente così perché poi l'hanno presa. Pic, 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 cazzo, allora incomincia, solite mosche, poi incomincia, mangia piccolo, vai giù, vai giù, vai giù al 20, cioè già al 20 per me che c'erano... Arriva Tiziano e mi dice, che cazzo, il 20, ho messo su una mondina bianca e rossa, grossa così, al primo passaggio, boom, primo. Non è che ha fatto tanto, per cui a saperne. Bianca rossa vuol dire corpo rosso e piume bianco. Corpo rosso così, rosso fuoco, rosso poi anis, sì. Sì, è la bianchina, quella lì, la mondina, è la bianchina di Mondini, il quale la faceva tutta bianca per i cavedani. Mi sembrava, personalmente, non vado a cavedani, quindi dico, boh, cioè, era venuto Rinaldin una volta, e ha detto, no, ma questa è la mondina, io l'ho chiamata mondina perché l'ha fatta Mondini. E ci ha fatto vedere, cazzo, piccolina, così, cazzo, piccolina, non mi viene neanche in mente. Allora avevo fatto delle robe grosse, ma quelle lì, facendola grossa, con l'amo riesci a lanciarla e poi come tocca l'acqua, se fai così, si alza. Per cui, cazzo, il movimento tante volte è importante. Quindi, se avendo quelle ali lì così grosse, ti permette di appoggiarla sull'acqua, come appoggia, se fai così, cazzo, si alza. E poi se non si alza striscia subito, perché prima che si bagni riesce a farla strisciare. Cazzo, tante volte quelle robe lì sono irresistibili. È che ti ci vuole qualcosa che abbia volume. Dopo chiaro, cioè, cazzo, questo qui è un paracadute, è un paracadute, quindi se devi arrivare là, se non hai il tip messo giusto non arriva mai, resta indietro, per cui diventa... Le faccio sul 16, 14 e 12. E il 12 è grande così. E i colori io le faccio bianca e rossa, quel colore qua, grigina, quel grigio che ho usato prima col corpo verde marcio, e poi quella che secondo me è una che ci vuole anche lì un po' di fegato, è quel colore arancione così e le ali... che è un arancione forte, e le ali color miele, quei quattro colori lì, con quelle tre dimensioni. L'arancio così, devo che tanto per l'iridea, gli dà tanto l'arancio. L'arancio lo usano tanto sotto, però sopra non è così utilizzato.
soprattutto ci vuole il canar buono, perché cazzo, cioè ho preso, cioè, devo prendere il malincuore, prendere e buttargli un sacco di canale perché si bagna, cioè quello decolorato, perché quello chiaro, quello di quel colore qua, e tanto è decolorato, cazzo va giù, quindi tu ti sei fatto le mosche, fai il passaggio, cazzo non sta su neanche, è come avere la, cazzo va giù, allora devi prendere e dici vabbè, hai fatto la tua serie di mosche, le prendi, le butti via. Cazzo, cioè se sta messo, poi ci caschi sempre perché dici ma il canale me lo metto lì, poi mescoli le buste, quale sarà? Cazzo, sarà questa. Se ho usato quello sbagliato, lo levamo sotto. Come per esempio avevo provato a fare delle seggi piombate. Cazzo, perché allora, tu sei in acqua, mi era capitato in Slovenia e poi mi è capitato anche qui quando vado sul Sarco in Adige. Cazzo, c'hai tutte le uova attaccate ai water, tutte quelle macchie chiare che tu c'hai quando si asciugano, quelle sono le uova delle seggi, e quando sei dentro ti si attaccano, no? E cazzo, se sono lì vuol dire che si immergono. Allora ho fatto le seggi piombate, cioè la seggi giusta però piombata, ma hai preso un cazzo. Per la verità ho sempre provato poco. Se non è credibile, perché come la dici? No, ho sempre. No, ma per la verità. Allora. No, ma no, per la verità, sai, quelle robe lì ci credi poco, non ne fai due o tre, poi provi e dici, cazzo, vabbè, fa così, cazzo, più che la sa, è proprio così. Fai tre lanci, poi dici, ma. Cazzo, sto facendo, cioè non le senti da nessuna parte, sarò mia appena me che inventa questa boiada, che probabilmente è proprio una boiada, perché poi alla fine è così, anche se si immergono, cazzo, perché cazzo ce le hai attaccate, cioè hai proprio leggi, cioè ti rendi conto proprio che sono gruppetti gelatinosi, cazzo, che poi se restano attaccati ti va più via. Per cui allora si fa un po' di esperimenti, no? Ma è anche questione di trovare il momento, Cazzo sì, ma è come per me andare a Ninfa. Cazzo, non prendi niente, vabbè, vado a Ninfa, vado giù con la mia solita, perché poi a me mi piace lanciare, per cui la batte là, se magari impesta il ciape, magari, ma faccio 10 minuti, un quarto d'ora, poi ma che cazzo, mi rompo i coglioni. Allora prendi, tira via la montatura, tira via il mulino, il cambia, remesse, ecco, mestefe. È come anche a streamer. E sei lì, vabbè, provi, ma mi stufo. Mentre invece non mi stufo a pescare sotto, con le sommerse. Perché quelle le volteggi, poi lanci, per cui vai a cercare il posto, il buco, ribalti. Quello già mi piace di più, ecco, però cazzo, se l'attenzione non è del pesce verso l'alto, fai le pippe. Perché? La bagnata delle volte è ancora una tecnica differente. Sì, sì, no. Perché a me è capitato ancora, cioè avevo solo la solita effimera che uso, per niente farli, la tiri volare, sotto, le mie sulla ciapala. Dopo va bene, ne andrà sotto, boom! Ah sì. Allora provi apposta a piccarla e farla sotto subito e pescare come se pescava sì. Ai tempi del tempi, no? Passata come passata del salmone. Sì, no? Sì, ma così. Allora, boom, turno. Ebbene. Adesso tutti lì tre non c'è pane. Con cane. Mesura, giorno della lotta, neanche una volata, o basta. Fine. Finito. Ma dopo. Capita, con la stessa mosca, condizioni simili, che ogni tanto prendi, facendo la dragare sott'acqua, no? Cioè, sì, sì. Sì, sì, beh, ma lì dopo, quando sei lì, provi, Cioè, alla fine è passata, sempre. Anche lì che cosa imita. Scusa, perché stiamo parlando di un'effimera con l'ala chiude che è che se tu hai visto l'emergente, quell'effimera ma non... su. A volte non ci si e poi quando ti rompere, diciamo, la sì, sabbia, è là
Ma sai, le stillborn non sai come sono messe, per cui quando arriva non schiude e schiude un pezzo, poi non riesce a schiudere, va sotto, perché meno male un po' di corrente, anche microcorrenti le portano sotto quel tanto lì, e tu non le vedi, perché vedi quelle, tu vedi solo quelle che vengono fuori, per cui se tu ti metti lì quando sei dentro nell'acqua che va via lenta e ti metti lì a guardare cosa passa l'universo, se c'è schiusa passano quelle che stanno schiudendo, quelle che vedi che sono lì e poi quelle che sono là mezze dentro mezze fuori, cioè quelle lì bene o male nel giro di corrente la corrente le tira appena appena sotto, se hanno il filo di corrente quelle lì sono è cibo inerme. Quindi quello lì devo solo fare up e basta. Cioè per... Eh? Up, perché è up. Cioè per cui su certe robe, come per esempio, io spente le ho ma non le ho mai usate, non mi viene da usarle perché... io... Non... Cioè io metto la mondina piccola, cioè, oppure la torax, quando sono così metto la torax, la mondina piccola, ce n'ho una serie di quelle con l'Ecol, oppure in quelle situazioni lì metti una F-Fly scarica, cioè proprio con una piumina di quelle anche malmesse e fai lavorare quelle. Poi mi sono messo a fare delle robe strane che non ho il coraggio di mettere su, anche perché... Cioè, e poi naturalmente non è che ne fai una, cazzo ne fate 10, 12, 2, 3 di un colore, perché dopo fai tutti i ragionamenti, ma dici cazzo però facciamone 3 di un colore, 3 di un altro, 3 di un altro, 3 di un altro, perché magari il colore, poi almeno due dimensioni, perché cazzo se mai... Ecco, poi sono lì che non ha mai provato e dici cazzo, e provi una volta senza avere trasporto e dici boiate, ho fatto una cazzata, però ecco, resta lì, poi magari una volta che l'appoggi cazzo non fai a tempo a appoggiarla che venga su, allora dici vabbè, però allora forse, però tutta roba svelta, cioè non roba, c'era l'unica roba complicata che uso è la Berti Special che mi ha data il Sergio, che è la sua Sage, però quella è complicata, cioè c'ha dentro un sacco di materiale, perché ha le due ali di canardi, io ci ho messo il capriolo in mezzo e il crystal di dietro, il crystal in parte, cioè per mettere tanto materiale, però effettivamente in movimento, perché sono robe grosse, però le ho usate su per esempio in Val d'Aone a pescare andando in su nel, le avevo fatte sia marrone che chiara, allora, schiudevano, c'era una serie di sedge marroni lì a prendere i salmerini andando su tra Boazzo e Bissina sotto Nudana, cazzo, cioè mettevo la Sage, era uguale a quelle che schiudevano, un po' più grossa ma uguale, cazzo che sta, prima ho cominciato con la formica ho preso due o tre, poi ho detto ma cazzo, ma mi sembra che ci sia più tanto pesce in quella buca qua, metto la Sage, cazzo sono venuti su nella stessa buca, ho detto vabbè formica non va, via, vado fuori con la Sage, dico cazzo quella lì marrone è uguale, cazzo l'ho messo su quella chiara, faccio un'altra storia, e le sedi che c'erano erano marroni, però quelle che volavano erano marroni e io avevo il colore era uguale, botta di culo che era uguale, ma un'altra resa, e dici perché boh, non lo so, ma mi adeguo, funziona, uso quella. E come per esempio ho fatto le sedge col Puglisi, in modo tale che tu lanci
la fai ballare, la tiri sotto, il pugliese tiene dentro un sacco di aria, puff, torna su. Cazzo, però, cioè uno dice, cazzo, in quella situazione lì dovrebbero esplodere. No. No, ma magari nei momenti che le ho usate io. Dopo magari... sì, sì, cioè... ma fa parte di quelle situazioni lì. Cioè, se non hai il campo... Il problema è che se non hai il campionario e il pesce mangia, non c'è problema. Cazzo, se incomincia a diventare difficile, se non hai il campionario da provare, uno, devi avere il campionario, due, devi ricordarti che cosa, devi sapere che cos'hai. Perché un classico che ogni tanto salta fuori dal tavolo, siamo in Slovenia, sopra il Selo, eravamo in sei, infilati via uno dietro l'altro. Tardi la sera il fiume bolliva, da una certa ora è cominciato a bollire, cazzo, è cominciato a lanciare o zero, non prendevi un pesce. Ispirazione, cioè dentro nel campionario, dentro delle spent mattone, tra l'altro poco vestite, non grandi. Pronchesta, cazzo, tum, 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 viene su Tiziano e mi dice, con che cazzo stai prendendo? Cazzo, con questa, dammene una. Allora, toh, cazzo, eravamo là in due, i primi due, tutti e due, pum. Allora da in fondo, che cazzo stai prendendo? Con una spen mattone poco vestita, vaffanculo, 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 vaffanculo. Cazzo, perché chi cazzo è che c'ha una mosca di mattone poco vestita nella scatola? Cioè, in quelle situazioni lì, più preso un cazzo. Cioè, me ne ho fatto una montagnetta, ogni tanto mi viene l'ispirazione, poi c'è fa niente. Ecco, ma per dire che però se ti chiami al campionario, ti provi mia, in certe situazioni ti dice, vabbè, pace. Normalmente con 10 mosche peschi. Cioè in tutte le situazioni e a tutte le ore. Il problema è quando incominciano a diventare difficili, che se no al campionario non c'è niente da fare. E lì, per esempio, avevo fatto le prove sul fiume, cioè c'era pesce in attività, e sei lì, mosca con le ali, alata con le ecol, con le due belle ali. Cazzo, prendevo il pesce, ma fammi vedere. Mi dice che le ali non contano un cazzo, tira via le ali, passa, più niente. Apri la scatola, siccome ne metti su un'altra uguale con le ali, tum, 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 le ali contano. Ma quella è la silhouette. La silhouette, sì, nelle ali contano. Poi vai a leggere, vai a vedere i libri, che dirsi, cazzo, quello vede nel cono, vede questo, vede quell'altro, ma sai cosa fa. Cioè, è come che ti dicono al mare, cioè, devi metterci le fibre UV perché sono sensibili. Allora, è vero, cioè, dal punto di vista nella situazione naturale, cioè, sembra che reagiscano, perché in profondità i colori non li vedono, per cui cioè, quello che arriva è l'ultravioletto e quindi il riscontro ce l'ha sull'ultravioletto. Però sai, è come vedere, se i pesci sentono il dolore, c'è chi dice di sì, chi dice di no, perché sembra che il centro del dolore nel cervello del pesce non ci sia. Però è l'ultimo studio che dice così. Per cui dice, cazzo, perché viene o non viene? Cazzo, perché cazzo si sente tirato uno. L'altro è, normalmente tu lo tiri su così. Cazzo, cioè, questo qui è uno che vive nell'acqua e si sente qualcosa che dice, cazzo, salta fuori. Che è un momento associativo, associa sì. A una brutta situazione. Per cui, cazzo, tu giri la canna, la tiri su così e lui vede. Ma il dolore è lo stesso. Per cui cioè, è sempre in trazione, cioè ti sarà capitato, cioè lanci, spacchi e dici cazzo, vaffanculo rotto, vabbè,
a un tiro a mosca, dopo, dici cazzo, ma ce n'è forse, tac, lanci, lanci, 10 minuti dopo vola la mosca, vola sempre là, la mia sempre che là, te lancia, te la becca, la bocca la tua mosca, dopo 6 minuti che l'hai restata in bocca, te la mia senti male, cioè, insomma, cioè per cui... Ho fatto una trota con l'ancurino, un muro, quindi per gli ambienti nello tiro, attaccato su tiro. Sì, io ne ho preso uno in Val d'Aone, al lago di Boazzo, dico cazzo lo prendo in mano, cazzo mi sponse, cazzo aveva fuori dalla pancia un buco e aveva fuori il pezzo in fondo del morto manovrato, il pezzo di acciaio che gli aveva bucato lo stomaco, aveva cominciato a fare il callo, ma gli avanzava fuori, cioè per cui cazzo senti dolore, boh, mi dice no, però lì sembra che non sentano. Dicono che associ la situazione che è passato difficile a questa cosa, ma che non sia dolore. Grazie mille. Prego. Grazie.